Buongiorno. E i capelli, che fine hanno fatto? Oh, sta sempre caro Betta, mangia sempre con noi, mi fa piacere. Li ho tagliati, me l'ha tagliati Samuele. Quella zazzera non mi piaceva più, era cafona. Cafone? Che vuole dire cafone? Come lo può dire papà? Non lo sai, cafone, kitsch. Era senza gusto, non era elegante. Gusto, elegante, ma come parli? Come sei curioso, ma ti senti bene? Sei diverso? Giusto. Vabbè, ma diverso nel senso buono, no? Diverso che magari fosse diventato. Tutto non so se mi sono spiegato. Ma... Buon appetito. L'abito non fa un monaco, ma neanche un monaco può fare l'abito. Bisogna guardare bene all'interno dell'occhio con lo sguardo che va in profondità. Lei mi deve scusare, ma mi è successa una cosa incredibile. Sì, prego. Sì, devo capire. Solo 5 minuti, poi torno domani. Come no? Lei mi deve dire solo se sto impazzendo. Va bene, adesso si calmi, stia tranquillo. Mi scusi, forse lei deve pranzare. Pure io. Lasciate che sbrighi il paziente che ho di là e poi sono da voi. Grazie. Ma che fai? Tengo fame. Ho capito. Ma è bravo il professore, lo conosce. Tengo fame. E ho capito. Un poco di pazienza. Ma io tengo proprio fame. Tu mi hai fatto venire voglia. Ah, mi scusi perché ho parlato di pranzare. Gli ho stimolato l'appetito. Io non te posso guardare. Ha parlato Rodolfo Valentino. Sei fatto proprio bene. Cosa? Che bella coscia che tiene. E pure l'opietta è bella. Ma che amate pigliate pure pullasto? Ehi, o pullasto, che schifo. Tu sei più bello, Rupullasta. No, sentite, lasciatemi in pace, oggi non è giornata. Vorrei, ma non posso. Ti desidero. Ma come sta succedendo? Io veramente sto impazzendo. Che belli carne. E non puzzi nemmeno. Proprio carne fresca. Ma fatta mangiare, Cosa?